Ciao a tutti, sono Federico, lei è Silvia, sono qui per Ciao. mostrarvi uno strumento che può essere molto utile per l'allenamento a secco del nuoto, il Vasa Trainer. Voi vedete, è formata una rotaia sulla quale scorre una panca, sulla quale si sdraia l'atleta, che indosserà delle palette che sono legate alla panca tramite un sistema di cavi carotidi e tramite queste palette eseguirà un gesto che riproduce abbastanza fedelmente quello della bracciata, spostando avanti e dietro il corpo. Posso aumentare l'intensità dello sforzo alzando sul supporto anteriore, quindi chiamando direttamente la rotaia, o aggiungendo elastici legati al supporto posteriore. La bracciata doppia è quella che si esegue più frequentemente in questo esercizio, ma posso fare anche esercizi diversi, come una bracciata per volta, esercizi tipo l'alternato che si fa in acqua, o anche cercare di riprodurre la bracciata stile, con anche una fase di recupero. Posso anche fare esercizi che spezzano la bracciata nelle tre fasi, presa, trazione e spinta, e eseguire solo una fase per volta, tipo la presa, trazione e la spinta. Posso fare anche lavori di isometria, cioè prendo una posizione che mi offre una certa resistenza e cerco di mantenere per un determinato periodo. Normalmente utilizzo questo strumento per fare lavori di potenziamento, di forza, perché consente di fare un gesto simile a quello della bracciata con maggiore resistenza rispetto a quello che posso trovare in vasca. Adesso però che in vasca non ci si va, cerco di fare con questo strumento degli allenamenti che riproducono abbastanza fedelmente quello che si fa nella piscina. Quindi allenamenti strutturati con una fase di riscaldamento, una fase di attivazione, una serie principale e una serie defaticante finale. Così come in piscina, utilizzo il cronometro, il contasecondi, per gestire le ripartenze. Contasecondi, basta che metto un cronometro sulla rotaia, che è facilmente visibile dall'atleta, e l'atleta può gestire le ripartenze anche da solo. Qui non c'è la distanza da nuotare, e come misura della ripetuta utilizzo il numero di bracciate. Ad esempio, per riprodurre quello che potrebbero essere dei 50 a un minuto, faccio delle serie di 30 bracciate e riparto ogni minuto. Poi posso anche gestire le varie intensità, che in piscina sono aerobico, soglia o VO2 max, alzando il supporto anteriore o aggiungendo elastici per rendere l'esercizio via via più difficile, più impegnativo. Un altro strumento che posso utilizzare per gestire le varie intensità in questo esercizio è il metronomo. Con una semplice applicazione sul telefono posso avere un segnale sonoro che mi dà il ritmo al quale devo eseguire l'esercizio. E aumentando o riducendo questa frequenza, aumento o riduco l'intensità dell'esercizio. Questo è quanto, io ho finito, Silvia continua perché deve allenarsi, noi vi salutiamo, mi raccomando, state in forma e state a casa.